Ciao a tutti ragazzi, Oda, Beggi. Bentornati alla taverna di WFC. In questo video parleremo del 15° episodio della terza stagione di Attacco dei Giganti. Prima però mi dovete ricordarvi che per aiutarci a coinvolgere più persone possibili potete condividere il video e anche iscrivervi al canale tramite il comodo box che trovate qua sotto. E ora non vi resta che mettervi comodi, birra alla mano e sigla. Abbiamo visto la venuta, 15° episodio della terza stagione di Attacco dei Giganti. Ragazzi, abbiamo continuato la storia. Ahimè, devo dirvi che dopo questo episodio sono rimasto un pochettino deluso. Dopo il bis di episodi che abbiamo appena passato, ci siamo lasciati alle spalle, che sono stata un'esplosione atomica e totale, che mi hanno preso, mi hanno veramente dato moltissime emozioni questi ultimi due episodi. Questo 15° episodio è stato un pochettino, non lo so, è stato passato lì un po' in sordina. Sono successi degli avvenimenti. Esatto. Assestamento, perché qualcosa è successo, ma è successo tutto molto con calma. Poi tantissime parole inutili, secondo me. Non lo so, sono rimasto un pochettino deluso, se proprio devo essere sincero, da questo 15° episodio. Due momenti su tutti restano emozionanti, nel senso che sulla piattezza, tra virgolette, dell'episodio spiccano un po' di più, ovvero uno la scoperta che Marco è stato brutalmente ucciso da loro, praticamente, perché gli hanno tolto lo spostamento tridimensionale, quindi non sono stati giganti, non l'abbiamo perso nel modo in cui credevamo che l'avevamo perso, ma è stata colpa loro. Quello è stato scioccante, effettivamente è stata una scoperta. Non dopo che abbiamo visto anche gli inizi del disturbo dissociativo di Reiner. Dall'altra parte invece abbiamo avuto un attimo finalmente di ripresa di Mikasa, dove sembrava in una scena molto bella che potesse essere fondamentale nell'uccisione di Bertoldo, invece anche questa volta si è fatta parare il colpo. Quindi ultimamente Mikasa sta perdendo parecchi colpi, perché va bene, quasi non mi ricordo, nella puntata precedente ha colpito Reiner con la lancia fulmine negli occhi, quindi ok, però diciamo che nelle situazioni un po' più delicate si è già lasciato sfuggire due volte Bertoldo, perché già una volta voleva ucciderli e non ce l'ha fatta, anche questa volta qua stava per uccidere, ha fatto un bel doppio flop, molto male tra l'altro, perché due volte, ragazzi, mi viene qualche domandina da fare adesso a proposito di questa Mikasa. Non capisco il perché di questo personaggio, sinceramente. Perché lo stiamo tenendo così in disparte? Perché non lo stiamo sfruttando? Perché vorranno farlo esplodere in un secondo momento, probabilmente. Vero è che anche le situazioni in questo caso specifico non le hanno dato grandi possibilità di manovra, ecco. Certo, vabbè. Però oggi diciamo che qualche soddisfazione ce l'avrebbe potuta dare, sì, Bertoldo, sì, e avrebbe proprio risolto tanto la situazione. Comunque, anche Armin non è riuscito nel suo intento di psicologico di fermare Bertoldo, anche se secondo me era davvero intenzionato a chiedergli di parlare nella maniera proprio consona del termine, voleva avere delle informazioni, magari raggiungere un compromesso. Interessante come questa volta appunto Bertoldo è stato chiaro: ragazzi, voi non avete ancora capito che qua siamo venuti qui per uccidervi tutti, cioè, ma è dall'inizio che noi vogliamo uccidervi tutti, quindi non c'è più niente da discutere. Non è colpa vostra, mi spiace che siete capitati voi, ma ahimè non avete via di scampo, l'unico modo per andarcene via senza che succedano scontri e guerre e che moriate tutti e ci lasciate andare via con la nostra coordinata. Sono curioso di capire se questa sarà una di quelle storie che ci porterà poi in futuro a cambiare fazione, perché noi adesso ovviamente stiamo dalla parte dei nostri protagonisti. Non vorrei che poi arriviamo a un punto in cui la trama ci fa capire che in realtà dobbiamo stare dalla parte dei cattivi, anche se troverò difficile questo fatto, a meno di stravolgimenti strani, perché uccidere tutti indiscriminatamente non ha molto senso, quindi non me li fa stare molto simpatici, nel senso che se avessero avuto solo voglia di rovesciare il governo e di cambiare le cose, abbattere le mura, ti dico, magari la loro storia ha un perché talmente grosso che allora hanno ragione loro. Ma da lì a ucciderli tutti, a meno che, ripeto, non ci sia proprio un colpo di scena estremo, dovrà esserci una spiegazione molto che magari validio. Serva a ucciderli tutti per qualche motivo, potrebbe essere vero che ci siano dei motivi per magari fare per loro, ma questa storia mi fa un po' frenare da quel punto di vista lì, perché uccidere tutti non ha proprio del genio. Ecco. Non è accettabile come soluzione. Per ora, nel senso, per quanto a fronte delle informazioni. Esatto. Per ora non risulterebbe mai e poi mai accettabile una scelta del genere per qualsiasi sia motivo. Quando verremo a sapere la motivazione e se questa motivazione avrà un peso tale da poter appunto giustificare anche se successo, anche se giustificare tutte quelle morti è sempre difficile, quasi impossibile, mi viene da dire.
Però anche io ci ho pensato in questo episodio a questa cosa, tutto l'episodio devo dire che sono stato lì probabilmente perché all'inizio ci hanno mostrato queste scene dei nostri tre, del nostro trio, sopra le mura mentre pigliavano questa bevanda che a me sembrava caffè, ma non si sa bene se in Giappone sappiano cosa sia questo. La versione di caffè che è sconosciuta ai nostri, per quello che, esatto, che invece fuori c'è, a quanto pare almeno il lusso del caffè lo hanno. C'è una sorta di civiltà perlomeno al di fuori di queste mura. Saremmo davvero tanto curiosi adesso di dare un'occhiatina, ma magari non subito dare un'occhiata, ma facciamo due parole con qualcuno che ci spiega qualcosa, finalmente perdiamo tutto. Ci ha provato a raccogliere tutte le informazioni, d'altronde Bertold non si è fatto scappare nulla. Arriverà secondo me a brevissimo il confronto con il gigante scimmie, che lui mi sembra più propenso a narrare le cose, ecco. Con Levi, tra l'altro, se non sbaglio, perché gli ordini del nostro Erwin erano: tu vai a guardare i cavalli, quando sarà il momento andrai direttamente ad attaccare il gigante bestia. Questo gigante bestia che in questo episodio è servito esclusivamente per lanciare il nostro Bertold all'interno delle mura, scena molto bella. Mi è piaciuto tra l'altro questo sistema, mi immaginavo che fosse dietro le mura, nascosto da qualche parte, invece sono stati veramente effettivamente intelligenti a prepararsi. E quale modo migliore per non farsi sgamare se non essere effettivamente nel posto in cui state cercando, bellissima. Però tutto il resto, non lo so. Mi ha sorpreso il gigante che porta le merci che parla. Parla, è vero. Perché finora l'unico gigante che abbiamo visto parlare è stato il gigante scimmia. Anche Ren e anche Reiner e Bertold da giganti non parlano praticamente, forse qualche parolina sfuggiva, ma non faceva questi non discorsi perché. come ha fatto come no ha fatto lui ha fatto proprio da sentinella, sì, ha avvisato i ragazzi, guarda che arrivano, quindi potrebbe essere un personaggio conosciuto o no, magari qualcuno di nuovo, non lo so, però comunque continuiamo a vedere un'evoluzione di questi giganti non indifferenti. È per quello che sarei abbastanza curioso adesso di sapere che cosa sta succedendo. Per ora rimaniamo in una situazione abbastanza di stallo, perché appunto questo episodio è stato questo. Ma da adesso, in teoria, dal prossimo episodio dovremmo affrontare il gigante colossale. O vedere la mossa di altre pedine, tipo il gigante scimmia o che fa qualcosa. Appunto, sì. Nel senso, sì, potrebbe essere l'ora in cui o Levi che va all'attacco, ecco, potrebbe essere. Ma di chi? Ma di chi? Resta sempre questo problema. Noi abbiamo ancora questo tarlo, sì, nel cervello, esatto, che ci rode lì questo Levi. C'è stata quella scena dove Erwin ha guardato quel gigante scimmia, poi io hanno inquadrato Levi, ho detto no. Poi magari stiamo prendendo una cantonata grosso come una casa, però ce l'abbiamo questo dubbio su Levi, che arriva già dagli episodi scorsi, quindi sicuramente ci sarà un'evoluzione del combattimento, qualcuno farà una mossa, assolutamente, sono quasi sicuro ormai, è il momento. Anche perché, torno a dirlo, cioè vogliamo sapere qualcosa adesso, siamo a due passi dalla cantina di Eren, vabbè, adesso Reiner a quanto pare non è morto perché si sta ricostruendo. Sì, grazie a queste cose qua iniziamo a capire qualcosa in più sulle capacità dei giganti. Esatto. Perché abbiamo già visto anche nell'episodio scorso la capacità di spostare la coscienza all'interno del corpo. Trasferimento della coscienza, E soprattutto, allo stesso tempo, sì, questa cosa è stata bella perché ci ha fatto vedere alcune abilità non indifferenti di questi giganti, allo stesso tempo l'ho trovata stupida logicamente, perché nel momento in cui tu gli hai fatto esplodere la testa non devi perdere un nanosecondo a prenderlo e staccarlo dal corpo del gigante. Difatti, e invece loro hanno perso tempo. Questa cosa qua non mi è piaciuta per niente, perché fa crollare un po' la veridicità dell'azione. Ma perché? Ti spiega un pochettino quello che è stato questo quindicesimo episodio. Tutto lento è stato, loro erano lì che guardavano, non sapevano se avvicinarsi, e mi sta bene, perché dici questo alza un braccio e io volo via dall'altra parte del mondo in mille pezzi, va bene. Però si vedeva che lui era praticamente, esatto, devastato. Tra l'altro, se Reiner ha avuto la capacità da devastato di fare l'urlo e poi di buttarsi per terra, perché mentre fa l'urlo non si butta già per terra, così almeno era coperto? Invece lui è stato lì, dando ancora una seconda chance, tra l'altro, ai nostri. E invece poi si è buttato giù dopo. Nel senso, ci sono alcune cose che appunto sono pro trama, ma sì, non vanno, sì, bene nella logicità della questione. Assolutamente non accettabili. No. Anche perché nella maggior parte dei casi assistiamo a scene che hanno del senso logico, e quindi vorremmo che sia sempre così, no? Che tu distruggi la testa del gigante e poi non ti lanci subito a prendere e portare via Reiner, perché avevamo raggiunto l'obiettivo. Anzi, scappi, poi ritorni indietro e poi... Ma cosa state facendo? E quindi, tra l'altro, abbiamo probabilmente perso anche. Non credo, perché non lo so. Spero di no. È più una speranza che una credenza, perché è probabile che ci sia comunque, non rimasta secca, ma...
gravemente ferita sicuro, quindi è stato un po' un peccato. Vedremo comunque adesso cosa tireremo fuori dal prossimo episodio. Incrociamo le dita per questo 16° episodio perché voglio vedere un po' di azione. Soprattutto non è che voglio vedere un po' di azione, in realtà sono curioso di vedere cosa c'è al di fuori delle mura in realtà. E quindi voglio che arriviamo faccia a faccia con il gigante bestia. Voglio vedere innanzitutto come va a finire tra loro, c'è la battaglia. Dopodiché sicuramente dovremo vedere un po' di confronto tra i nostri personaggi. Qualcuno dovrà fare qualcosa, Erwin soprattutto, che è stato da troppo tempo fermo, deve esatto agire, deve è ancora lì qualcosa. Fermo impalato, ragazzi, cioè ragazzi, va bene che non hai un braccio, non puoi fare grandi cose, ma non so, fai qualcosa, dai, fai un urlo ai ragazzi. Armin poverino si è ritrovato in mezzo al casino con mezza squadra in teoria morta, con sulle spalle tutti loro, cioè nel senso, io avrei fatto qualcosa fossi stato in Erwin, tipo non so, tornate qui e vengo io lì, vi dico qualcosa, due parole di incoraggiamento. Armin poverino ha tutto sulle spalle, non ce la può fare sto ragazzo, è forte, è intelligentissimo, ha una logica che è spaziale, mi è piaciuto tantissimo questo personaggio negli ultimi episodi. Però adesso è veramente sotto, è tutto torchio. Tra l'altro proprio Mikasa mi sembra che dica proprio ad Armin, guarda che secondo me Bertolt, mi sembrava strano, aveva un piano ulteriore. Quindi esatto, c'è ancora qualcosa che ci stanno nascondendo. Esatto. Infatti proprio Erwin dice, sta andando tutto secondo i tuoi piani al gigante bestia. Quindi il prossimo probabilmente sarà decisivo. O almeno incrociamo le dita e aspettiamo questa settimana. Ragazzi, adesso questo più o meno è quanto abbiamo visto in questo 15° episodio. Ora ovviamente è il vostro momento. Diteci che cosa ne pensate con un commento qui sotto. Iniziamo la discussione. E non dimenticatevi neanche di iscrivervi al canale, perché se no come fate a rimanere aggiornati sulle uscite dei video? Come sempre, ragazzi, in descrizione troverete i link che vi porteranno ai nostri canali social, ai quali vi invito a iscrivervi per poter seguire tutto quello che facciamo. A me non resta quindi che darvi appuntamento al 16° episodio di Attacco dei Giganti, la terza stagione, al prossimo video naturalmente, dove qui su We Have Seen. Un saluto da Oda, un saluto da Beggy.